Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Europa Universalis 4. Con i nostri inglesi, con le nostre brancazze, siamo nella merda, nei casini, siamo un po' messi molto male. Siamo in una guerra di coalizione, fatta da principalmente Francia, Castiglia, Navarra, Savoia e Stato della Chiesa. Il problema non è Castiglia, non è Navarra, non è Pisa, non è Savoia, non è nemmeno lo Stato della Chiesa, ma il problema più grande sta nella Francia. In quanto la Francia è una nazione che può spaccare i coglioni. In quanto nelle prime fasi di gioco, anzi in tutta la partita, può schierare uno degli eserciti più grandi dell'Europa. Poi ovviamente, non considerando varie vicende storiche, comunque è probabile che sia così. La Castiglia non scherza, anche se non è tutta la Spagna, comunque. Lo Stato della Chiesa ha fatto un'incursione a Tiron e siamo messi molto male. Per fortuna abbiamo vinto la battaglia navale iniziale e quindi siamo riusciti a ottenere un po' di supremazia navale. Questo ovviamente ci ha portato a controllare tutto quanto più o meno sul mare. Stiamo facendo praticamente blocco navale in credo tutti i porti possibili. E oltretutto è anche una le paci che se voglio fare sono abbastanza difficili perché quello che vogliono nelle guerre punitive è spaccare la nazione. Quello che vogliono fare tipo è farmi cedere le varie nazioni che di nazionalità diversa appunto che ho dentro, dentro il mio stato. Per esempio se ne facciamo suggest offer, cioè le proposte che a loro andrebbero bene, mi mettono che devo andare la Loire e Poitiers, che sono queste due zone, alla Francia. Devo dare l'indipendenza a Tiron, che è questa nazione qui. E basta. E io non voglio proprio. Più che altro Tiron non è un grande problema. L'Irlanda si conquista in fretta. Il problema è più che altro sono queste due regioni, che per me sono molto importanti. Non posso cederle assolutamente, essendo delle zone quasi vitali. Se io lascio queste due zone, la Britannia mi rimane come parte del mio regno in Francia. E oltretutto concedere queste due regioni vuol dire dare dei porti in più alla Francia, quindi possibilità di costruire nuove navi, e non è una buona cosa. Quindi voglio tenermi queste zone, costi quello che costi. Tiron la posso anche cedere, non è un grandissimo problema. Tiron è una nazione, diventerà una nazione indipendente nell'Ulster. Poi dopo posso conquistare benissimo, tranquillamente, tutto il resto dell'Irlanda. Non è un grandissimo problema. Il problema, effettivamente, è solo la Francia. Quindi vediamo un po' come possiamo fare. Ricordo che il casus belli è ovviamente lì, guerra punitiva, e lo scopo di guerra è prendere la capitale. Quindi se occupano la capitale prendono tanto warscore. Però finché la tengo io genero warscore. Quindi se questa guerra continua ad andare avanti per anni anche, per decenni, posso anche vincerla. Ovviamente è una guerra che finisce questa, ve lo dico tranquillamente. Quindi è una cosa abbastanza improbabile da fare. Tutto qui. Ora, qui abbiamo qualche nave ai porti francesi, però ricordo che ho sempre dalla mia parte anche la Norvegia. La Norvegia ha una flotta non troppo grande, ma comunque può dare sempre una mano. Abbiamo più che altro anche la flotta bretagnona, solo che sono messi male in quanto hanno tutto il loro territorio occupato. Vedremo un po' cosa fare. E intanto qui abbiamo preso anche, fatto una battaglia. Ah, abbiamo vinto a caso. Oh, oh, oh! Che cos'è questa flotta di Gerusalemme? Da quando in qua lo stato della chiesa? Ah, beh, è un po' grande. Ok, tu vuoi la pace? Devo cedere la Scozia e Tiron? Assolutamente no. Perché lo Stato della Chiesa vuole fare queste stronzate? Facciamo una battaglia navale. Giganterrima con tutto il mondo. Ok. Vi ho preso la flotta dello Stato della Chiesa.
Direi che abbiamo praticamente stravinto. Molto bene, adesso lo stato della chiesa non sarà più tanto un problema. Ora solo che abbiamo dato un po' di tempo per riorganizzare la flotta francese. Ovviamente adesso possiamo fare la fuori la flotta francese senza troppi problemi, per, siccome è uscita fuori dai porti. Direi anche riparare un po' la flotta. Potrei anche adesso mandare degli esploratori verso Occidente, solo che non è una grande idea. Perché più che altro. Oh, qua c'è bisogno di aiuto. Andiamo a dare una mano. Più che altro perché adesso sono un po' nella merda. E non mi va di mandare tutte queste navi così lontano. Poi anche già solo una nave commerciale mi servirebbe per andare a esplorare il nuovo mondo. Ma rimane comunque una scelta stupida attualmente. Non preferisco comunque tenere quelle barche che. Anche quelle poche che ho. Comunque qui c'è la Norvegia che è riuscita a prendere la flotta. E ok, abbiamo anche vinto questa battaglia. Ora, ripariamoci un attimo la flotta. E molto bene, adesso abbiamo totalmente distrutto di nuovo la flotta nemica. Qui intanto c'è lo stato della chiesa. Ovviamente siamo un po' messi male perché non riesco a liberare queste zone qui. Perché se faccio un'incursione rischio troppo. Perché queste truppe qui, se vengono bloccate in qualche zona, non ne torna nessuno di uomo. Se fallisce l'operazione, ovviamente, se va bene. Ah, qua ci sono dei. C'è la Francia. La Francia può diventare bella potente in questa partita. Tutte le carte in tavola per diventare tosta. Ora. Ah, l'altra flotta. Andiamo a combattere. Di nuovo con la flotta dello Stato della Chiesa. Oh, pretendenti. Perché mi è morto il re? Ah, ci mancava solo questo. Ok, miglioramenti nelle tecnologie terrestri. Prendiamo inflazione se vogliamo, però prendiamo 50 di potere militare oppure niente. Quanto ho di inflazione? No, direi di non aumentare l'inflazione e tenerci solo 10 di potere militare. Ok, è stato molto stupido l'IA, perché ha messo delle truppe imbarcate su queste navi, che alla fine riesco a tirare giù in niente. Non capisco dove sta tutta l'intelligenza di questa mossa. Tanto qui la battaglia stiamo stravincendo, non è un gran problema. E ok, stiamo andando abbastanza bene nel male alla fine. Ah, la Tartaria sta picchiando un po' di persone. Tanto voglio far notare qui che ci sono un po' di patrioti greci che vogliono magari andare dalla parte di Cipro. Che Cipro credo che abbia una cultura greca, sì. E appunto è abbastanza interessante. Il paradosso che la nazione, cioè lo stato della Grecia, che è di cultura serba, non accetta quella greca. E voglio entrare nella parte di Cipro. Ah, Cipro può diventare molto potente. Sta diventando una buona nazione. Ai salvataggi mi dimentico sempre, ve li devo passare. Ma io non ho una buona memoria, quindi vado di fare quello che posso. Poi appena ce li ho. Io direi va. Mandiamo una barchetta. La Ark Royale. Mettiamoci sopra un esploratore e andiamo a controllare che cosa c'è nel nuovo mondo. Perché. Meglio controllare, io sono proprio curioso. Intanto sappiamo già più o meno come è fatto il nuovo mondo, però. Ok, ci sono altri seamen, cioè ci sono dei marinai molto cazzuti. E questo aumenta la nostra tradizione navale di 2. Tradizione navale è praticamente il morale delle truppe, il prestigio preso in battaglia. E tante belle cose interessanti, Guy, e molto interessanti che si possono fare con appunto il prestigio e più che altro aumenta il morale. Poi, aspetta, non mi ricordo cosa aumenta per quello navale. Morale. Aumenta oltretutto la potenza del commercio di trasporto commercio e anche il recupero del morale delle truppe.
ora direi di lasciare anche una nave qui e una qui. Tanto seguiamo le avventure della piccola Ark Royale in mezzo al mare. Dobbiamo tornare spesso indietro perché aumenta l'attrito su mare. E l'attrito su mare non è assolutamente una buona cosa. Si prende tantissimo attrito e non fa assolutamente bene. Poi ogni volta che passa un mese aumenta di 2 l'attrito percepibile. E quindi meglio sbrigarsi un po' a esplorare il nuovo mondo. Poi io consiglio quando si arriva al 50% di... Oh, le Bermuda. Quando si arriva al 50% si può fare dietro fronte, si torna in patria. Qua abbiamo ripreso un po' perché abbiamo trovato un po' di terra. L'Oster è entrato in alleanza con la Danimarca. E continuiamo a muoverci verso il nuovo mondo. Oh no, 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 torniamo indietro, va. Forse è meglio tornare indietro. Anzi, mi sa che la perdiamo questa nave. Dai, torna indietro, dai che ce la puoi fare. Ma, oddio. L'ammiraglio l'ho perso. Sì, ho perso anche l'ammiraglio. Sono stato molto stupido. Sì, non ho brillato di intelligenza. Assolutamente no. Vabbè. Tanto continuiamo ad andare avanti alla nostra guerra. Perché non, più che altro ha anche modificato il sistema di come funziona. La Karin si è dichiarato guerra a Innsbruck. Hanno anche modificato come funziona l'attrito e tutte le battaglie navali. Prima della patch ultima era... Ah, Serbia ha fatto pace con lo Stato e la Chiesa? Ah, non so. Prima era molto molto più semplice il tutto. Praticamente anche le battaglie navali non perdevi tante navi, le catturavi tante, invece qui ne perdi tantissime. Facciamo rotazione del terreno, possiamo fare una farm estate, che è un'industria manufatturiera, anche se proprio industria non è corretto. Tanto Stato della Chiesa, tu vuoi fare la pace? La Francia. Rilasciare Tyrone. Sì, alla fine la pace che... Va bene, va meglio per me. Sì, rilasciamo Tyrone. Ora, posso dichiarare guerra poi quando voglio, dopo. E ora, rimettiamoci un attimo a posto e suddividiamo di nuovo la flotta. Io direi di mandare un altro omino, poi dopo, a esplorare il nuovo mondo. Ora direi proprio di mettermi un po' a posto, un po' in sesto con il tutto. Perché siamo usciti un po' da questa guerra un po' devastati, alla fine. È una botta che non mi aspettavo. Tanto Vienne rimane sempre mia. E il prestigio un po' mi è calato, oltretutto. È il prestigio che oltretutto serve per fare tutte queste coalizioni, unioni personali con vari stati serve abbastanza e devo averne tanto. Ora, continuiamo a unirci tutti quanti qui. Poi dopo suddivido tutta la flotta. Ok. Navi da commercio con me. Voi andate a commerciare. Invece le altre navi, via. Tu avrai un ammiraglio. Esploratore, anzi. E andrai qui. E adesso mettiamoci che il nostro tetto di sbarramento è il 70% di attrito. Perché non voglio prendermi troppo danno. Intanto, scusa, nel caso ci sono delle vibrazioni. Oh, via, Cuba trovata. Tortuga e Guantamo. Questa qua è la Repubblica Dominicana, l'attuale Repubblica Dominicana. E Haiti, credo. Sì, questa qua dovrebbe essere la Cali la... Florida? Sì. Florida Straits. Sì, lo stretto della Florida. E ok, abbiamo trovato qualcosa. Ora possiamo mandare qualche tizio che va qui? No, è troppo distante.
attualmente. Non abbiamo ancora abbastanza tecnologia. Però abbiamo trovato l'Havana, cioè Havana lì, tutte queste isole qui. Molto interessanti. Continuiamo a spostarci, anzi possiamo di così, e poi dopo direi di tornare in patria. Ricordo che siamo in consiglio di reggenza. Attualmente il consiglio di reggenza cosa fa? Praticamente è un consiglio in cui ci sono appunto il consiglio, una sorta di interregnum in cui il re è ancora troppo piccolo, non ha raggiunto la maggiore età, infatti ha 14 anni, però tra un paio di anni diventerà maggiorenne. E in questo periodo qui. Ah, no, abbiamo una regina attualmente, Julienne II. E comunque in questo periodo qui lui non può dichiarare guerra ed è un periodo abbastanza scomodo, soprattutto per il fatto che non puoi dichiarare guerra. Sembra, non sembra tanto, però vi giuro che è molto fastidioso non poter dichiarare guerra. Ora sblocchiamo l'artiglieria. Molto bene, l'artiglieria è un'arma devastante, un'arma potentissima. Infatti io mi metterò a fare artiglieria adesso. Soprattutto perché è la prima arma con fuoco tra le abilità. Perché ci sono truppe che sono, cioè le truppe e le abilità delle truppe sono suddivise in tre, che sono morale, shock e fuoco. Shock più che altro sarebbe le cariche, il fire, il fuoco, la fase di sparamento, non so come chiamarlo. E poi dopo il morale, appunto, il morale delle truppe, quanto meglio resistono senza ritirarsi. Io direi che 5 cannoni possono bastare. Più che altro costano tanto i cannoni, e questo è un gran problema. E che cosa c'è di bello nei cannoni? Oh no. No, il clero condanna un filosofo come eretico. Possiamo supportare il filosofo o l'eretico? Io direi il filosofo che ci prendiamo meno costi della tecnologia, anche se prendiamo ne stabilità negativa. E comunque. Cosa stavo dicendo? Ah sì, costano tanto, più che altro sti cannoni, però oltretutto hanno diversi vantaggi, oltre che hanno fuoco e quindi nelle fasi di fuoco il nemico non fa danno, almeno lo fa poco danno, e noi riusciamo a fare danno enorme, oltretutto negli assedi aiuta tantissimo, puoi fare le brecce più rapidamente e oltretutto la percentuale aumenta della riuscita dell'assedio senza far passare troppo tempo. Ora direi di aumentare qui un po' di cose. E ok. Oltretutto dovrei anche farmi un po' di navi. No, così possono bastare, va. Ok. Tanto qui che cosa succede a Verona? Paesani veronesi. Intanto lo Stato e la Chiesa sta facendo una buona potenza nell'Italia. Tanto guardiamo il mondo. Cipro attraverso i ribelli è riuscito a prendere l'Achaia, l'Albania ed Atene. Ottimo, e sta diventando una potenza veramente invidiabile. L'unica cosa è che c'è la Tartaria qui in mezzo a tutti. Che la Tartaria è abbastanza potente. L'unica cosa è che subirà grandissimi malus per quanto riguarda la tecnologia. Siccome ha il gruppo tecnologico cinese, addirittura il gruppo tecnologico cinese dal. Oltre a delle truppe schifose, credo il 180% in più al costo delle nuove tecnologie. Dite poco e tanto. Veramente troppo, secondo me. Perché oltretutto la Cina non era proprio un paese così poco tecnologico. Sì, non quanto l'Europa, però comunque un po' ci doveva stare. Tanto la nostra nave è pronta per fare altre esplorazioni in mare aperto. Direi di esplorare l'Africa questa volta. Andare a esplorare. Oltretutto anche la zona dell'impero del Mali. Tanto la Castiglia è occupata da pretendenti castigliani. E c'è tutto i beceidi che hanno il Portogallo, tutto quanto. Poverini. Tanto missioni che abbiamo fanno abbastanza schifo. Oh, nazionalisti gallesi, di nuovo. Ora, mettiamoci tutti quanti qui e formiamo una bella armata con i nuovi cannoni. Sì, no, i cannoni mi costano veramente troppo. Però comunque sono un'arma necessaria, direi. Ah, oltretutto dovrei assegnare un leader.
Ah, non ho potere militare. Vabbè, intanto questa battaglia qui non dovrebbe essere troppo difficile. Ora vediamo un po' i cannoni nelle battaglie. Come potete vedere, ci sono le fasi di fuoco. Il nemico attualmente, non avendo ancora... Lui può solamente avere le fasi di fuoco attualmente perché è in difesa. Però siccome il nemico non ha armi da fuoco, le sue fasi di fuoco fanno veramente schifo. E vedete come soffre tanto. Prendeva tanti danni alle truppe, soprattutto nelle fasi di fuoco, anche se erano in difesa. E oltretutto prendeva anche molto danno in tutte le altre fasi, perché i cannoni sono un'unità, credo l'unica nel gioco, che riesce a sparare anche se messa dietro in fila, perché Europa Universalis, le battaglie funzionano in file. Praticamente la disposizione delle unità è completamente casuale, tengo a precisare questo, però comunque ha una sua parte molto importante, perché siccome è totalmente casuale, bisogna dare importanza perché c'è tutto uno script attorno che si basa sulla formazione dell'esercito. Ovviamente tende a mettere davanti le truppe di una certa categoria che sono di più. Spesso lui mette davanti la fanteria, però non è nemmeno detto. A volte se c'è tipo poca fanteria, sì, la mette davanti, però assieme ci mette tipo la cavalleria o eccetera. Invece dietro tende a mettere i cannoni, però quando hai troppi cannoni rispetto alla fanteria, di solito tende a mettere la fanteria e i cannoni a volte davanti. E questo è un male, bisogna... Consiglio a molti di voi, se dovete mettere una disposizione delle truppe efficace, vi consiglio la cavalleria, a meno che non siete una nazione tipo delle steppe, qualcosa del genere, mettetela poca, tipo due, due già basta. Secondo me quattro solo nelle fasi finali in cui hai degli eserciti che hanno tipo 30 stack, oppure anzi no, 30 è già troppo poco. Direi 100 stack di unità, lì 4 possono bastare, perché alla fine la cavalleria funziona solo nel fianco, effettivamente. E la mette nel fianco solo quando è pari, ricordo solo quando è pari, perché se è dispari mette la cavalleria a volte nel centro e non è buono. E oltretutto consiglio di tenerla poca, perché il suo unico scopo è fare manovre di accerchiamento. Oltretutto se siete in difesa, a volte la cavalleria non serve nemmeno, è solo quel più che non serve a nulla. Perché siccome sei in difesa, cosa ti serve? Se sei in difesa non devi fare manovre di accerchiamento. Quello che consiglio è mettere tanta, tanta artiglieria, anche se costa tantissimo l'artiglieria. Infatti potete vedere che io sto pagando veramente troppo. Infatti abbasso un po' i guadagni e dovrei anche dichiarare guerra a Gwynedd. Forse iniziamo a fare un claim su Gwynedd. E anche sulla Norvegia. No, sto migliorando le relazioni a Gascogne presso l'Aquitania. Però l'Aquitania si è messa male, va. Eretici Ussiti. Bretagna, ci pensi tu? No, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare. Ok, ora portiamo un paio di truppe giù. Non tutte, non si possono bastare benissimo. Colleghiamoci assieme alle truppe bretagnone. E da lì poi dopo lanceremo un attacco agli Ussiti. Prendiamo un generale. Bene, via. Partiamo. Tu mi segui? Ah già, oltretutto devo pagare le mie truppe. Mi stavo dimenticando. Effettivamente se non pago le mie truppe diventa un bel problema andare all'assalto. Direi che posso per sicurezza chiamare altre truppe. Per sicurezza. Meglio sicuri che dispiaciuti. Ok, quindi fabbrichiamo la rivendicazione su Gwynedd. E oltretutto direi che posso anche chiamare il mio ambasciatore. Posso anche mandarlo in Norvegia? Non lo so. Tanto l'Austria sta diventando potente, sta nascendo dal nulla. Però pian piano ce la fa, dai. Ricordo che inizio gioco non c'era l'Austria, ma c'era solo l'Arciducato dell'Österreich. Che sarebbe sempre Austria, Österreich vuol dire Austria in tedesco, appunto. Però comunque non è
formalmente la stessa nazione. Quindi ora andiamo all'attacco. Bretagna, mi segui? No, non mi segue. Però qua ce le stiamo prendendo di santa ragione. Bretagna, c'è bisogno che mi segui. Bretagna. Abbiamo vinto. Anche se ce le siamo prese. Ok. Stiamo qui. Direi di muovere anche le truppe al confine. Intanto sto guardando un po' se potevano dichiarare guerra a qualche nazione qui. Assolutamente no. C'è un nuovo cardinale finlandese. Intanto io aspetto solo la riforma protestante, che dovrebbe arrivare tra un po'. Tra un po', cioè. Aspettiamo, mica subito, subito. Ok, naive relative. Oh. C'è uno della nostra famiglia che sta facendo un po' scalpore. Sì, difesa con le spie, a me non è che importa così tanto. Quindi possiamo anche lasciare stare. Stiamo pagando per rinforzare le nostre truppe. E ora direi di abbassare un po' di nuovo i guadagni. E dovrei anche costruire altri templi. Più che altro devo ristabilire un po' l'economia, perché fare i cannoni costa veramente tanto. Soprattutto questi cannoni in fase iniziale. Ora posso dichiarare guerra a Gwynedd e non mi ritirerò. Non mi fermerò per un secondo. Mettiamoci in posizione, paghiamo le truppe soprattutto. E oltretutto direi di aspettare. Ah, tecnologia ancora no. Voglio aspettare arrivare il nuovo gruppo di tecnologie e fare idee navali adesso. Invece, anche se devo ascoltare i vostri consigli, fare le idee navali dopo, perché effettivamente come sono andate le cose, forse conveniva fare idee navali subito e dopo idee d'esplorazione. Quelle navali sono oltretutto idee perfette, credo che siano le migliori oltre a quelle difensive, che quelle difensive sono veramente ottime. Consiglio, se dovete fare idee militari, fate quelle difensive, anche se volete fare una politica offensiva. Perché? Perché hanno delle idee eccezionalmente buone, sono ottime. Quindi, se vi capita di fare delle idee, consiglio idee appunto difensive. Però, comunque, adesso andiamo. Dichiariamo guerra. Partiamo. Sì, il generale. Scambiamo. Anche se non è un ottimo generale, comunque, meglio un generale non tanto buono piuttosto che nessun generale. E ora stiamo qui e aspettiamo. Dobbiamo stare qui seduti. La Francia ha lasciato la coalizione. L'Aquitania, il ducato, il regno ha lasciato la coalizione. La Francia sarà forse il più grande nemico in questa partita. E dobbiamo fare attenzione appunto a essa. Perché la Francia veramente. Ah, oh no! Abbiamo del ferro che fa abbastanza schifo. È un insulto a me stesso. E ok. Quindi. Prendiamo più. Adesso la fanteria cavalleria costa un po' di più. Però durerà per poco. Oltretutto, possiamo fare nuove tecnologie. Ok, ora siamo arrivati a livello 6. Possiamo fare un'ambasciata. L'ambasciata che ci dà un diplomatico in più. Oltretutto, costa un bel po'. Credo di non avere i soldi per un'ambasciata attualmente. Anche se è un edificio veramente buono. Soprattutto avere un diplomatico in più serve troppo. Ora, il prossimo bersaglio credo che sia l'Irlanda, Gerusalemme no, perché sono alleati con i norvegesi. Quindi direi di prendere il Leinster, prima di tutto. Poi dopo magari, siccome la Scozia è abbastanza difficile a piegare, direi di fare il vassallo, se posso, con Gerusalemme. E dopo inglobarla come vassallo. Ok. Continuiamo. La Castiglia ha lasciato la coalizione militare. Abbiamo perso Casusbelli contro la Castiglia per l'embargo. E ora via. Possiamo fare full annexion. Niente di che. Mi dà un po' di aggressione. Però alla fine dovevamo prendere la Gwynedd prima o dopo. Quindi andiamo. Ora facciamo il core. E stiamo qui.
L'Aquitania, chi? Regno Ducato? Il Ducato, sì. Va bene. Fiandre si sono arresi allo Stato della Chiesa. Lo Stato della Chiesa diventa troppo potente. Più che altro anche una teocrazia. Che... No, un papato. Una volta era teocrazia. Che prende veramente tanto di tolleranza per la vera fede. Quindi se sei... cittadini cattolici, non hai mai rivolte ed è una cosa fantastica non avere mai rivolte. Qua ci sono zeloti ortodossi. Ah, perché Cipro è cattolico. È un bel problema se Cipro è cattolica, perché i greci sono un po' ortodossi. E tutto qui c'è tutta la fede tengriista della Tartaria. Principe rinascimentale. Ah, prendiamo prestigio o no? Oh, cavolo. Possiamo fare un nostro principe un rinascimentale. Cioè, per far sì che prendiamo prestigio, appunto, la nostra nazione venga ricordata come un'azione rinascimentale, oppure no, solo che ci mancano un po' i soldi. Effettivamente no. I soldi mi servono attualmente 200, sono un po' troppi. Per quanto mi possa addolorare, devo dire... No, a proposito, la mia nave dov'è finita? Ah, qui. Ciao, nave. Ti mando a esplorare altre zone. Andiamo a esplorare questa tratta. Perché secondo me qua c'è qualcosa. Andiamo qui. E iniziamo a spostarci. Abbiamo preso un casus belli contro l'Irlanda, solo che non dichiarerò ancora guerra. Siccome... Cioè, è ancora la Francia che vede la mia espansione un po' troppo aggressiva. Quindi direi di fermarmi un attimo con la mia espansione, oltretutto concentrarmi un po' sull'economia, che la nostra economia fa un po' schifo attualmente. Ti posso fare dei constable, uno a Londra, che ci dà 3 di guadagni annui, appunto a Londra. Continuiamo a muoverci. Qua forse ci dovrebbe essere la costa del Brasile. No, sì, appunto, Brasile, Guyana, credo. Brabant chiede il diritto di passaggio. Sì, solo che non so di cosa gli serve. Brabant, tu sei in guerra con un po' di nazioni. Tanto esploriamo qui, queste qua sono i Caraibi. E torniamo subito in patria. Ah, è finito il matrimonio con l'Aquitania. Facciamone un altro. Via. E ok, continuiamo ad andare avanti. Dovrei anche migliorare la mia legittimità, che aumenta di troppo le rivolte nazionali. Dovrei più che altro per aumentarla. Non mi ricordo che cosa bisogna fare per aumentare la legittimità. Credo di aumentare col prestigio, soprattutto con i matrimoni reali. Dovrei anche cercare nuove alleanze attualmente. Quanto non ne abbiamo troppe, però siamo arrivati al massimo. Dovrei anche fare il matrimonio con il mio vassallo della Bretagna. Oltretutto dovrei anche annettere il mio vassallo prima o poi. Quindi iniziamo già a puntare con le relazioni e poi dopo possiamo iniziare il processo di integrazione della Bretagna. Mentre integrare la Bretagna potrebbe portare dalla mia parte un bel pezzo di Francia e oltretutto tutto quello che togliamo dalla Francia è un vantaggio, perché la Francia è una brutta nazione. E in Europa Universalis sto parlando. E oltretutto continuiamo a costruire un po' qui. Di tizi che ci danno di tasse. Tasse, tante tasse. Le tasse sono buone. Ora, l'Holstein si sta un po' espandendo, vedo qui. La Pomerania è rimasta qui. La Svezia... un po' mangiucchiata da tutti. Ed è sotto unione con l'Österreich. Già sì che me lo ricordo. Venezia è occupata dalla Polonia. Che cazzo ci fa la Polonia e l'Ungheria? Qui. I timuridi come se la cavano? Ah, così così. Il sultanato Rum.
che le idee ottomane stava facendo nulla, sultanato Seljuki Derum. E ora continuiamo a fare tizi che ci danno tasse. E ok, direi di... Oh, Equitania. Perché devo andare in guerra? No. Andare in un'altra guerra con la Francia non mi va proprio. Senti, Aquitania, mi dispiace, perderò prestigio. Però no. Che ti devo dire? Hai fatto una guerra d'attacco. E ora tu ti trovi, ti attacchi al cazzo. Non voglio fare un'altra guerra contro la Francia. Tanto... Guarda come se le prendono. E ora, facciamo altri edifici che ci danno più tasse, in Cornovaglia anche. Ora dovrei unire tutta la Bretagna appena posso. La Bretagna e anche la Britannia. E appena scende anche l'espansione aggressiva, direi di attaccare l'Irlanda. L'Irlanda è un'azione facilissima da conquistare. Veramente è una banalità conquistare l'Irlanda. E oltretutto anche perché non ha tutto questo spazio vitale l'Irlanda. Alla fine, se è tutta unita, ha alla fine 5 province. Oh. Una. Ta-ta-ta, vogliono fare una sede episcopale a Londra. Ah, che oltretutto questo, il capo di questa chiesa episcopale, è uno di una famiglia molto ricca. E se approviamo la sua elezione, prenderemo un bel po' di soldi. Però, ci sono alcune persone che dicono che questa è simonia e non è una grande cosa. Però sì, a noi ci servono i soldi, oltretutto facciamo anche desiderio di riforma. La riforma protestante, appunto, ed è un buon vantaggio perché io voglio la riforma protestante. Quando ci sarà la riforma protestante, bisogna dire però che me le prenderò un po' perché ci saranno varie nazioni, che ci saranno le guerre più che altro in Germania, sarà il macello più totale. Però comunque è anche abbastanza difficile che, soprattutto in Inghilterra, avrò rivolte in assoluto, però basta accettare la riforma. Passerò un po' quel periodo turbolento, però non importa. Passerà tutto, passerà. Guarda qui quante truppe. Ok, abbiamo un nuovo cardinale nella curia papale. E ora direi di prendere un po' di potere qui. Per prendere un altro cardinale, se riusciamo. Anche se non è che mi interessi più di tanto prendere cardinali. Soprattutto perché poi dopo quando ci sarà la riforma protestante non starò tanto dietro al tutto quanto. Ora, direi che possiamo salutarci, gente. Per questa puntata è tutto. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Ario è tutto. Ciao!